Buon salve a tutti amici, io sono Ammi, il vostro villain from Video Games e benvenuti in un nuovo Nintendo News. Che cos'è Nintendo News? Nintendo News è una rubrica settimanale presente su questo canale in cui andiamo a vedere ogni weekend le notizie più importanti e interessanti per quanto riguarda il mondo Nintendo. Ovviamente vi ricordo che per supportare la serie un like è sempre gradito, ma soprattutto che se vi interessa Nintendo Switch e tutto ciò che circola intorno alla grande N, pulsante rosso in basso e iscrivetevi. Detto questo, ben arrivati al primo Nintendo News con la Next Gen. Penso sarà molto interessante capire come si evolverà la situazione di Nintendo nel corso non solo di questi mesi, ma anche di questi anni, proprio in confronto della Next Gen, come la grande N penserà di fronteggiare e comunque di rimanere salda al mercato, perché conti fatti con Sony e Microsoft che sono ripartite da zero, diciamo così. Adesso ricomincia la sfida, ricomincia la gara con Nintendo che può anticipare le sue, tra virgolette, avversarie. Partiamo però al solito con la notizia random, quella notizia che oggi io terrei in mente perché è più un easter egg che una vera e propria notizia. Completando infatti una missione secondaria di The Legend of Zelda, l'era della calamità, che abbiamo visto è uscito in questo caso venerdì e stiamo portando avanti le live giorno dopo giorno, in questo caso oggi domenica non ci sarà, ma domani riprenderemo nuovamente dalle 14:30 il live sempre qui sul canale. Se volete intanto recuperarvi le prime due live, appunto sul Musou, su questo Hyrule Warriors 2, le potete trovare caricate. Detto questo, è stato scoperto nella traduzione inglese che c'è una missione secondaria che recita questa frase: "Ti allenerò fino a quando avrai abbastanza rupie", che è una frase che i fan di Zelda hanno già sentito, o comunque quelli con non tantissimo gusto, perché questa di base, ragazzi, è una citazione allo Zelda per CDI. Nello specifico è una citazione del mercante Morshu, che in realtà è diventato abbastanza un meme in giro per internet. C'è infatti quindi questo mercante Morshu che in Zelda per CDI ti chiederà dei soldi per essere allenato. E appunto è stato voluto citare in questa missione secondaria molto molto piccola che devi semplicemente completare. Ed è una cosa carina, un easter egg piccolino. E parlando proprio dell'era della calamità, prendiamo questo primo argomento come, diciamo, argomento iniziale del nostro Nintendo News. Sapete che è stato bannato uno streamer australiano? Infatti ha fatto preoccupare molto il caso dello streamer Reversal, che ha ricevuto su Twitch un ban di 48 ore per aver streamato The Legend of Zelda, l'era della calamità. Anche se inizialmente il ban di Nintendo sembrava, diciamo, molto strano, ok? Perché, cioè, ragazzi, il fuso orario esiste nel mondo e quindi ci sta che in Giappone, in Nuova Zelanda, in Australia esca prima il gioco. Però mannaggia voi australiani del piffero che caricate gli episodi 8 ore prima di me, e ovviamente mi appaiono tutti su YouTube, grazie, grazie mille. Però la realtà è che Twitch è un'azienda americana e quindi il ban, tra virgolette, che è stato preimpostato per lo streaming americano, diciamo, era quello del fuso orario americano. Per fortuna il ban è stato solo di 48 ore. Questa settimana è stato anche mostrato, ragazzi, l'aggiornamento invernale per quanto riguarda Animal Crossing New Horizons, più dei vari aggiornamenti che hanno sicuramente. È sempre buono aggiungere delle cose per un gioco che hai già pagato ed è gratuito questo tipo di aggiornamenti. Sono state infatti annunciate due giornate a tema, il giorno del tacchino e quello dei giochi proprio. Sono state aggiunte nuove reazioni, nuove pettinature. Inoltre è stato aumentato il numero di oggetti che possiamo mettere nel deposito di casa e inoltre tramite i sogni potremo andare a visitare isole random. È stato inoltre fissato, e questo ha ricevuto molte critiche, il time travel, perché adesso sì, potrete andare avanti con il vostro time travel, ma se andrete avanti non potrete più tornare indietro, perché se lo farete vi si bloccheranno completamente gli eventi di dicembre, quindi in questo caso non andrete, non potrete fare né il giorno del tacchino né appunto il giorno del giocattolo. C'è stato inoltre un aggiornamento della Super Mario 3D Collection e qui mi fa molto piacere perché
è stato ufficialmente aggiunto il supporto per il controller e appunto i tasti del GameCube, quindi potrete effettivamente, se avete un controller GameCube, giocare al GameCube a Super Mario Sunshine, che appunto uscì ai tempi per il cubo, e inoltre sono stati sempre in Super Mario Sunshine tolti i quadrati di debug che purtroppo erano stati lasciati lì. Era una cosa che poteva arrivare prima, sì assolutamente, ma l'importante è che sia arrivata. Uno degli oggetti che sta stupendo di più per quanto riguarda appunto la nuova generazione di console è sicuramente il DualSense di PlayStation 5. Il nuovo DualSense infatti di PlayStation 5 presenta un feedback aptico, cioè vuol dire che i grilletti del joystick hanno dei pesi, una sorta di meccanismo fatto di molle, diciamo, che possono darti la sensazione di avere determinate cose in mano e che siano più pesanti o più difficili da utilizzare. È una tecnologia super super interessante, ma è una tecnologia che è stata scoperta essere stata creata da un'azienda terziaria fuori. E inoltre sembra che questa azienda californiana chiamata Immersion Touch Sense Force ha creato in origine nel 2017 l'HD Rumble. L'HD Rumble presente nei vostri Joy-Con è anche quella una tecnologia di vibrazione che vi fa sembrare, diciamo, che voi abbiate determinate cose in mano o siate su un determinato terreno, tutte cose del genere. E effettivamente sembra questo feedback aptico un'evoluzione di questa HD Rumble. La speranza, essendo appunto questa una tecnologia esterna, di uno studio esterno, a meno che non sia stato messo sotto copyright da Sony, questo è sempre possibile, sarà presente in futuro anche su tutti gli altri, joystick, e quindi potremmo effettivamente un giorno, avere questo feedback aptico anche su un joystick appunto di Nintendo, per quanto Nintendo adesso deve tornare ai grilletti, magari, è un'idea. Intanto torniamo indietro alle cose belle. Come avete sentito, come vi ho detto, questa nuova generazione è legata tantissimo a Nintendo stessa, e anche Microsoft ha rilasciato alcuni commenti nel corso di questa settimana per quanto riguarda i giochi Bethesda su PlayStation 5 e su Nintendo Switch. Attraverso Tim Stewart di Microsoft è stato detto che Microsoft stessa non vuole assolutamente bloccare qualsiasi tipo di gioco ad arrivare su PlayStation 5 e appunto Switch. Allo stesso tempo loro vorranno il gioco prima e che sia appunto migliore. Ci sta, soprattutto perché si parla di Switch, quindi ci sta che sia migliore, per forza sarà migliore. Visto però il bel rapporto che hanno Microsoft e Nintendo, si suppone che comunque ci sarà un occhiolino da parte di Microsoft verso Nintendo stessa, perché diciamo le due parti sono amiche, le due aziende, e quindi magari permetteranno giochi che dovevano arrivare prima su PlayStation 5 che arrivano prima anche su Switch, oppure daranno la possibilità di portare più giochi su Switch che PlayStation 5, toh, la butto lì. Microsoft probabilmente lascerà anche la possibilità agli sviluppatori stessi di decidere dove portare il loro gioco, dove sarebbe meglio portarlo, il che non è un male. A questa notizia aggiungo anche che purtroppo, ragazzi, è stato deciso di annullare l'edizione fisica di Doom Eternal per Nintendo Switch. Il gioco purtroppo uscirà unicamente in digitale, appunto, sulla console, il che fa presagire belle brutte cose, diciamo brutte perché ovviamente non ci sarà un'edizione fisica di questo gioco, belle perché magari il gioco è così grosso, sono riusciti a ridurlo, che purtroppo non c'è possibilità di avere una micro SD adatta, una scheda adatta, e quindi il digitale è l'unica via. Detto questo, passiamo alla seconda parte del Nintendo News. In questa seconda parte, ragazzi, parleremo tanto di giochi, ma tanto tanto tanto, perché questa settimana non ci sono stati solamente dei leak da parte di Capcom, è stato purtroppo rubato un tera di roba e 60 giga di progetti, di idee, sono stati buttati su internet proprio così a muzzo, e questo ha permesso di vedere futuri appunto progetti che arriveranno su Switch, ma anche futuri progetti che arriveranno in generale nel mondo da parte di Capcom. C'è ovviamente tanta altra roba, vediamone una alla volta. Partiamo da Amazon Francia, che nel suo sito, solo loro praticamente, hanno aperto le prenotazioni per
Nier Replicant su Nintendo Switch. Potrebbe essere vero, ho controllato, è ancora lì la possibilità di prenotare il gioco per 56 euro e qualcosa, ma dall'altra parte Amazon Francia è nota fare cazzate, è nota appunto creare prodotti che poi non esistono, come fu i tempi Zombie U2 per Wii U e soprattutto una serie di giochi per Switch, una lista di giochi per Switch senza titolo che sono stati poi rimossi nel corso di praticamente una settimana. Square Enix invece dall'altra parte ha aperto un secondo countdown per quanto riguarda The World End With You. Il primo countdown aveva infatti mostrato l'anime di The World End With You che arriverà credo nel 2021, suppongo a questo punto. Ma che cosa potrebbe essere appunto il secondo? Se uniamo i puntini e se seguite le mie Nintendo News, ci siete già arrivati. Perché non so se vi ricordate che cosa aveva detto Nomura, padre di Kingdom Hearts, ma anche creatore della serie di The World End With You. Infatti c'è un titolo per 3DS in cui i due mondi si incontrano. A Nintendo Dream, la rivista giapponese dedicata a Nintendo. Nomura in quel caso aveva detto, sì, intanto ci rivediamo tra poco. E lasciando un po', diciamo, di sasso alla gente, perché Nomura stava lavorando su un nuovo progetto per Nintendo. A questo punto penso che potrebbe essere questo countdown il probabile arrivo di The World End With You 2. E ne sono ultra contento, anzi ne approfitteremo per rigiocare l'uno che ho preso su Switch. Il grande leak di Capcom, ok? Ragazzi, vi metto il minutaggio nel caso vogliate saltare questa notizia, perché capisco chi magari dice sono comunque progetti, parole, idee rubate, io ve le riporto perché sono un riportatore di un informatore, ecco. Però se le volete saltare vi metto il minutaggio qua sotto perché vi capisco. Detto questo, partiamo per vedere che cosa è stato leccato da Capcom. La prima cosa riguarda una nuova trilogia di Ace Attorney, che appunto sarà composta dalla trilogia originale. Attenzione, è in sconto in questo momento la trilogia originale su Nintendo Shop, quindi sarebbe un po' una presa per il culo, con in aggiunta la serie di Great Ace Attorney, uscita ai tempi per Nintendo 3DS. Great Ace Attorney non è mai stato tradotto in inglese, italiano, una lingua che possiamo comprendere, e sembra appunto che in questa collection, che comprende la trilogia originale e appunto Great Ace Attorney, i due capitoli, o comunque due giochi per Nintendo 3DS, quindi probabilmente sarà Great Ace Attorney e un'altra cosa, appunto si potrà rigiocare questa versione, prima versione tradotta. C'è un nuovo progetto che arriverà a febbraio o verrà annunciato a febbraio, che si chiama Guillotine. Ovviamente non è il nome del gioco, è solamente il nome del progetto e non sappiamo se verrà mostrato a febbraio 2021, quindi magari potrebbe esserci un direct oppure verrà proprio rilasciata a febbraio 2021. Il progetto comunque non arriverà solamente su Nintendo Switch, questo progetto Guillotine, ma arriverà anche su altre console. Monster Hunter invece avrà due demo, una che uscirà prima del gioco a gennaio e una che uscirà dopo il gioco a maggio, e sembra proprio che Monster Hunter Rise arriverà anche su PC ad ottobre del 2021, quindi il gioco rimarrà esclusiva console Nintendo, ma se uscirà anche su PC, perché è un mercato diverso. Diverso invece Monster Hunter Stories 2, che invece arriverà intorno a giugno-luglio, e secondo appunto queste leak, e anche questo uscirà in contemporanea con una versione PC. In un altro documento sono stati invece mostrati, ragazzi, i possibili giochi che potrebbero arrivare dal 2021 fino al 2024 per quanto riguarda Capcom. Vi leggo un attimo la lista delle cose più interessanti: un remake di Power Stone e uno di Final Fight in arrivo nel 2024, un nuovo Mega Man in arrivo per il 2022, un seguito di Dragon's Dogma in arrivo anche lui nel 2022 e Monster Hunter 6 in arrivo invece nel 2023. Ovviamente vi ho detto i più interessanti, quelli che probabilmente, possibilmente potrebbero arrivare su console Nintendo, ma per esempio il remake di Power Stone e Final Fight, si parla già di nuova Nintendo Switch, della nuova versione di Nintendo Switch, e vediamo un pochino se queste cose saranno vere oppure appunto sarà una sorpresa rovinata, ci ha rovinato la sorpresa. Passando invece in un altro lido,
Siga, ragazzi, sembra si sia decisa di portare Persona 5 Scramble da noi, in Occidente. Ma sembra, secondo il sito Persona Central, che ci siano alcuni retailer che abbiano messo una versione inglese nel loro sito. Quindi sarà questione di tempo. 2021 speriamo di vederlo. L'ultima notizia, ragazzi, riguarda invece Nintendo Switch e, come abbiamo detto, il rapporto con le console di nuova generazione. Come starà andando Nintendo? Sarà stata già superata da PlayStation 5? Non se la cagherà più nessuno? Diciamo di no. Diciamo che le cose sono abbastanza particolari. Durante la settimana è uscita anche una notizia di Nvidia che ringraziava Nintendo perché hanno visto i loro guadagni dal mondo del gaming, diciamo, delle console, aumentata a dismisura. Quindi prego Nvidia. Però sono usciti i dati di questa settimana per quanto riguarda le vendite in Giappone e sono molto particolari. Nel lato hardware, ragazzi, PlayStation 5 vince su Nintendo Switch per sole 10.000 copie. Non sono niente nel mercato, ovviamente, videoludico, diciamo, grandissimo oramai del 2020. E quindi PlayStation 5 si prende, diciamo, questa prima settimana con 103.000 copie, mentre Nintendo ne ha vendute 93.000. Sotto l'aspetto software, invece, ragazzi, vediamo un sacco di new entry, come ad esempio COD, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man. La cosa particolare però di questi titoli, ragazzi, è che tutti questi sono in realtà di PlayStation 4. Quindi COD, Assassin's Creed, Spider-Man addirittura di PlayStation 4, che vende più di Spider-Man per PlayStation 5, che è l'unico titolo di nuova generazione presente appunto nella top 10. Dall'altra parte del mondo, invece, in Inghilterra, la compagnia Sam Rush ha contattato Nintendo Life, che è il sito da cui prendo appunto la maggior parte delle notizie che vi dico in questi Nintendo News, sito ovviamente anche loro inglese, per annunciare che Nintendo Switch è il prodotto più ricercato e più voluto di questo Black Friday. Infatti Nintendo Switch Black Friday è stata cercata su Google 398.000 volte. L'assenza però delle console next gen è data da una cosa molto chiara. La prima è che le console sono appena uscite, quindi ovvio non sarebbero mai andati in sconto per questo Black Friday. La seconda invece è che le console sono oramai introvabili e quindi, non essendoci più sul mercato e aspettando ovviamente il nuovo rifornimento, in molti si stanno buttando per prendere Nintendo Switch. Questo ovviamente non toglie che Nintendo per questo Black Friday, soprattutto in America, sta spingendo veramente tanto, con addirittura da parte di GameStop, se non ho visto male, la riduzione di alcuni titoli alla cifra di $26. È impazzita Nintendo, vuole andare in rovina? Ovviamente no, si scherza. Però Nintendo ci sta puntando forte su Natale, su questo Black Friday, quindi valuteremo poi a fine anno come questa strategia, appunto, cosa questa strategia avrà portato. Io vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento domani con appunto la nuova live di The Legend of Zelda, l'era della calamità. Vi ricordo ovviamente i miei social sotto in basso, Instagram, link in basso, gruppo Telegram con tutti gli altri in cui notifico sempre quando esce un mio video, vado in live. Parlando di live, il canale Viola che riprenderemo probabilmente adesso per dicembre e ovviamente anche il gruppo delle offerte. Grazie a tutti quelli che hanno visto fino a qui, grazie a tutti quelli che hanno supportato, noi ci vediamo a un prossimo video.